una domanda, ma cos'era? Cos'era? Guarda la storia che l'ha saputa. Era una fiction, come si chiama? So, opera, romanzo, chiama quello che fanno su Canale 5, c'ha presente? Carabinieri, il bello delle donne, non lo so, grazie. E niente, noi lo registriamo perché ai pazienti ci piace e se divertono con poco. Lei mi sta prendendo in giro. Perché dovrei? Ma secondo lei, quanto me ne frega a me di sto filmato, questa fiction, scusi la pronuncia. Ma va, per favore, allora. Lei non se ne può fregare di meno, a me sì, ho visto tutte le puntate, siamo a 1450 puntate. 1450 puntata. E io qua non ho capito se Marzio è Marzio. E diavolo è diavolo, se Marzio parla col diavolo, parla con la donna che parla con. Che la cosa stessa poi non ho capito se capisce o non capisce che Marzio stava dormendo. Cioè. Sì. Sta pensando di lei? No. Ecco, lasciamo perdere che è meglio. Come lei comanda. Continuiamo con le indagini. Continuiamo, è meglio. Allora, dovrebbe accompagnarmi dall'amica Claudia. Claudia. Guarda, venga di là che la incontriamo. Venga. Coincidenze, quando si dice. Buongiorno Claudia, che bella giornata di sole, vero? Ah, bello. Ah, buongiorno, una signorina. Piacere, Giulio. Sì, Claudia, mi sembra di ricordare. Io sono qui per una bella vacanza, e tu? Io sono qui perché mi partono tanto come la medicina che non ti piace, vero? E così mi hanno portata qui, forse anche perché tiravo spesso i capelli di altre ragazze. Ah, ok, ma chiedo, posso darle del tuo? D'altronde resterò qui per un bel po'. Certo! Ok, va bene. Vedi, verdi? Belli? Ok. Come mai è qui? Perché si pettina tanto? Ok, ma non si stufa di pettinarsi? Tanto. Ho capito, davvero. Sì. Ok. Scusate tanto ora, però devo andare a far pulire la mia faccia, se no non posso pettinarmi tanto. Vai. Se continua così, diventa calda. Lei diventa sordo se gli parla ancora 2 secondi nell'orecchio, secondo me. Ok, calma. Ora questo sta. Vorrei vedere alcune cose mentalmente. Vediamo, i capelli verdi. Sono dello stesso colore dei capelli ritrovati col cadavere. Però la spazzola. Ho bisogno di altri indizi, venga. E mi lascia sempre qua. Oh, ma aspetta un attimo. Claudia, non è capace a fare
femmine. Però basta così. Tornate pure al vostro lavoro, ma tranquille, vi accompagno. Wow! Oh no! Se me lo diceva subito, evitavo di farmi gridare in un orecchio. Così escludevo l'amica Claudia, come dice lei, del suo spettacolo. Sì. Io ce l'ho voluto dire subito, però... Me lo ricordo, un bel personaggino, un bel segugio, un bel detective. Acuto. No, un totale deficiente. Proprio come... Come... Lasciamo perdere. Con lei sempre lascia perdere, povera sua Meglio. Moglie. Vediamo come la prende.
ballerini viene qui a fare le prove, giusto? Esatto, infatti sono stato stagionato perché ci parlava assieme. Ok, ok. Va bene, ora dovrebbe condurmi da Gigi. Gigi. L'ultimo paziente, Antonio. Sì. Voglio provare ad ascoltare cosa dice. Di nuovo? Sì. E perché? Voglio provare ad ascoltare quanto dice, magari dice un qualcosa di utile. Ah, già, vero. Mentimenti. Stranza. Ma spesso i suoi discorsi sono senza senso, credo, Come i suoi, comunque spesso non sempre. Proviamo. Lì, e Antonio, c'è Antonio. Un po' maluccio. Non si sono ancora accorti che era semplice filo. Le marionette sono appese a quel modo. Già, sei molto perspicace. Però sono giovane mentre operava. Non era quello di un adulto. Era giovane. Eh sì, lo so anch'io. Però adesso è tardi. Dobbiamo andare a dormire. A dormire! Sì, a dormire. Però lo so, è proprio furba. Non dovrebbe restare ancora nell'edificio. La potrebbero scoprire. Però quella donna ha coraggio, sì. Però qua dentro la scopriranno sicuramente. Anche perché si è dimenticato una cosa. Che dentro una cosa è dentro una scala. E nell'armadietto, però è dentro. Cade proprio. Cade. E pensate gente. Che cazzo sono qua. Dove? Altre informazioni? Molto. Sì, commissario. Abbiamo trovato un po' cena. Abbiamo trovato un po' cena sotto la maglietta dell'infermiera. Una scatola di assorbente all'interno della maglietta dell'infermiera. Ok, ok. Allora, un attimo solo. Mi dica. Le scrivo tutto quello che mi deve portare, comprese le impronte sull'oggetto. Ok, commissario. Ok. Ok, commissario.
Già. È andata proprio così. Bisogna solamente preparare la scena finale. Lei mi darà una mano, naturalmente. Sempre presente. Dovrà radunare tutti in un'unica stanza. Tutte in un'unica stanza? Poi vi spiegherò. Una qualsiasi stanza. Una qualsiasi. Ah, l'importante è che ci sia un tavolino. L'importante è il tavolino. Stanza, tavolino. Vado, su. Non si trova. Ci prendo io. Aspetterò. Eh sì, questa volta sono stato proprio bravo. Mi merito proprio un bel aumento e magari una promozione. Certo, magari senza quella palla a piede dell'assistente ci avrei messo meno tempo. Magari due promozioni. Senti, credo ci siamo tutti, vado ad avvisare il commissario. Forse arriva. Problema, qualche problema. Se ritrova la strada, perché no, mi sto girando di prima. Va bene, vado, Sale. Ah, buongiorno. Ha detto di riunirli in una stanza da un tavolino. Va. Perfetto. Tutti andiamo. Schierati. Mi faccio strada. Prego. Se ritrova la porta. È difficile trovare la strada, scusate. Dalle parole del povero Antonio. L'assassino
assassino? È una donna! Mira, filmalo fuori! Fanno pure ste cose! È a tanto se volevate!